Allora, mister, terza vittoria consecutiva, ma soprattutto penso che quello che faccia più piacere è il fatto che per la terza volta chiudete con la porta in battuta. Ciao. Questa è una cosa importante, perché secondo me io sono un tipo di allenatore che amo fare un calcio d'equilibrio. Quindi equilibrio per me significa una squadra che ha giuste certezze difensive, che non concede comunque troppo agli altri e che comunque cerca di costruire una mole di gioco giusta. Quindi questa cosa mi fa piacere ed è una cosa sulla quale dobbiamo continuare a lavorare e che deve continuare nel tempo, perché è una cosa importante. Una squadra che comunque sia non prende gol ha sicuramente maggiori possibilità di fare un risultato positivo. Una squadra che invece prende sempre gol è una squadra che può avere più difficoltà. L'avete sbloccata con un gran gol dalla distanza, non è una situazione che si vede insomma ogni domenica, però è pur vero che sia prima che dopo non avete praticamente mai rischiato, e anche prima del rosso al giocatore, l'attaccante dell'Inter, insomma non c'è mai stata partita quest'oggi. Oggi abbiamo fatto una buona partita, sicuramente bisogna lavorare su molti aspetti di distanze che dobbiamo mantenere anche quando la partita nel primo tempo è stata sbloccata comunque da una giocata importante di Politi, però dobbiamo mantenere meglio determinate distanze quando la partita ha un ritmo elevato come ce l'aveva nel primo tempo, chiaramente, perché è una partita di ritmo elevato. Questo campionato non esistono partite facili. Non esistono partite facili, questo non è una cosa che io sto dicendo perché tanto per dire, è una verità, perché comunque sia l'Inter è una squadra che è venuta qua a lottare, una squadra che correva, una squadra che comunque sia si aiutava. Poi è chiaro che quando sblocchi il risultato magari nel secondo gol puoi trovare qualche difficoltà in più, ma non è sicuramente una squadra facile da incontrare. C'è un altro aspetto da sottolineare, che tre dei quattro gol sono arrivati su cross di Gamboni, che è un giocatore che è l'ultimo arrivato in casa vostra e si sta inserendo direi decisamente bene nei meccanismi di gioco. Tommaso è arrivato da un mese, un giocatore importante in questa categoria, ha fatto cose molto importanti, lo sta dimostrando, sta crescendo sotto tutti gli aspetti, sia fisico, oggi gli è mancato il gol, ha preso un pallo nella traversa, insomma, quindi ha avuto anche un pizzico di sfortuna, ma sono convinto che a breve si sbloccherà. È sicuramente un giocatore estremamente importante. Era importante poi anche riscattare quella sconfitta in Coppa contro l'Aprilia, insomma una sconfitta che ha penso compromesso, se non irrimediabilmente, insomma comunque messo fortemente in salita al passaggio del turno. Allora la reazione c'è stata? La reazione c'è stata, proprio l'Aprilia è stata una partita difficile contro una grande squadra che lo sta dimostrando tutte le domeniche, quindi non è che noi giocavamo contro una squadra, giocavamo con una squadra importante che sta facendo risultati importanti e che magari tra virgolette è partita più facendo meno clamore, ma è una squadra che ha dei giovani tra i migliori in assoluto del Lazio, visto che io sono stato lì lo posso confermare, quindi sono perfettamente favore e ha dei grandi di assoluto valore, quindi non è assolutamente una sorpresa, è una cosa che io sapevo da tempo e anche altri, magari è stata solamente una intelligenza giusta magari della società, magari di partire a fare rispetti, ma Aprilia è una grossa squadra, insomma, lo sta dimostrando, penso l'abbia dimostrato anche oggi, insomma, quindi. Domenica è andata ad Arcena, un avversario forse per caratteristiche simile a Rocca Secca che avete sconfitto la settimana scorsa, tra l'altro insomma un allenatore giovane come lei, come Mizzoni, che ha idee di calcio abbastanza interessanti. È una partita classica di questo girone, un campo difficilissimo, un campo in terra battuta dove c'è un aspetto casalingo ovvio, dove la squadra comunque si conosce bene la stabilità del campo, gli appoggi, la capacità comunque di come la palla corre. È una partita completamente diversa rispetto a quella di oggi, alla quale noi ci dobbiamo adattare, perché questi campi fanno parte del girone, quindi noi dobbiamo adattarci a tutti i tipi di partita. La partita di Arce è una partita estremamente difficile sotto l'aspetto del campo e sotto l'aspetto ambientale, però noi dobbiamo approcciarci a questo tipo di partita con umiltà. Sicuramente non potremo fare i tipi di giocate che facciamo solitamente o quelli che abbiamo magari provato a fare oggi, perché giochiamo comunque in casa su un campo che ci permette per metratura e spaziatura di farlo, però dobbiamo adattarci a tutto.